Ciao, benvenuto al tuo programa Atravesando Fronteras. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del programa que te llevará a dar un recorrido por los idiomas del mundo. Italia es uno de los países más emblemáticos en el mundo, pues es el quinto país más visitado por miles de turistas cada año. Su impresionante arquitectura, gastronomía y actividad agrícola hacen de Italia un país influyente por su idioma italiano, pues se dice que es el idioma de los buenos negocios. In questo programma parleremo de cómo dire il nostro mestiere in italiano. En este programa hablaremos acerca de cómo decir nuestra profesión en italiano. ¿Estás listo para aprender un nuevo idioma? Recuerda, lo importante es saber cómo se dice. Así que revela todos tus conocimientos y ponlos en práctica. Los oficios y profesiones son ocupaciones que en cualquier parte del mundo se realizan. Estos pueden ser en una oficina, en el exterior o incluso hoy en día existen personas que laboran desde su casa. Cualquier oficio o profesión puede que tenga una gran relación con tu personalidad, pues en él o en ella desempeñamos funciones que llevan a ser una actividad que influye en nuestra vida diaria. Sin duda, esto nos emite información de nosotros mismos que nos puede llevar a relacionarnos con otras personas, sobre todo si éstas son del extranjero. Generalmente, las profesiones son las que se estudian y los oficios los que se aprenden de generación en generación. Sin embargo, no importa cuál sea tu caso, las dos son muy importantes. ¿Pero sabes cómo se dicen en italiano? En italiano, en las denominaciones de los oficios y profesiones, cuenta mucho el género, ya sea masculino o femenino. Y para ello existen reglas que de acuerdo a su terminación las podremos decir correctamente. Veamos algunos ejemplos y observa sus terminaciones. Taxista, taxista, avvocato, abogado, scrittore, escritiche. ¿Notaste la diferencia entre el masculino y el femenino entre escritora y escritor? L'agricoltore, el agricultor, el cantante o la cantante, l'elettricista, electricista, el cronista, el arquitecto, el quirurgo, el cirujano. ¿Te fijaste cuáles cambiaron para referirse a masculino o femenino? ¿Y tú? ¿Cosa va nella vita? Pero para seguir aprendiendo más de la cultura italiana, mejor acompáñame a ver el siguiente video. Ciao a tutti! Come state oggi? Io sono Sio Maraviglia Senior e sono molto contenta per essere qui con voi. Oggi parleremo di come praticare l'italiano con diversi mezzi di tecnologia. Questo ci servirà per praticare e imparare nuove parole e frasi. Dunque, tu potrai scaricarli e utilizzarli dal tuo cellulare. Duolingo. Questa è un'app che serve per l'imparamento delle lingue. Il programma è progettato in modo tale che gli utenti imparino attraverso le lezioni in diversi livelli. 2. HelloTalk e Tandem. Queste sono due app similari e si chiamano HelloTalk e Tandem. Queste si assomigliano al WhatsApp o Facebook, perché tu puoi condividere qualche informazione ai tuoi amici, fare videochiamate, chiamate e anche puoi insegnare la tua lingua madre. LearnAmo. LearnAmo hanno un sito web il quale è www.learnamo.com. Anche hanno pagine di Facebook, Instagram e Twitter per maggiore informazione e pratica. Sono due ragazzi che attraverso video, lezioni, esercizi
giornalieri e molte altre ti guidano passo a passo al successo dell'imparamento della lingua italiana. Italiano automatico. Il quarto è Italiano automatico. Si tratta di un ragazzo e la sua nonna che ti agevolano l'apprendimento dell'italiano. Hanno social network come Facebook e Instagram e un canale di YouTube. Anche lui ha cominciato con un corso di conversazione reale in italiano. Semplici tecniche per praticare o esprimerti a parlare. 5. Impariamo l'italiano. Finalmente c'è Impariamo l'italiano, un sito web che il suo indirizzo è www.impariamoitaliano.com. È stato creato dal catalano Jordi Tremosa, a quell'epoca uno studente di italiano. Nella pagina puoi trovare diversi esercizi di grammatica e lessico per rafforzare il tuo italiano o migliorare il tuo parlato, vocabolario e struttura grammaticale. Hanno anche delle social network dove tu puoi provare molti esercizi. Questo è tutto per oggi. Io sono Sio Maraviglia Signor e aspetto vi serva di aiuto nel suo italiano. Ci vediamo nella prossima trasmissione. Arrivederci! La información estuvo grandiosa. Ahora ya, ¿podrías contestar a las siguientes preguntas en italiano? ¿Qué profesión ejerces? ¿Qué oficio realizas? No te despegues porque regresando del corte tendremos la lección del día de hoy. Ya regresamos aquí a tu programa Atravesando Fronteras. No le cambies. Qué bueno que siguen con nosotros. Ahora ya, ¿pudiste identificar las terminaciones de los ejemplos anteriores? Pero para ello, mejor vayamos con la maestra Zulay Díaz del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, que nos trae la clase Oficios y Profesiones en Italiano. È un vero piacere essere qui con voi oggi per una nuova lezione di italiano. Hola a todos, bienvenidos a este episodio de Comunicando Ando. Es un placer estar aquí con ustedes hoy para una nueva clase di italiano. Oggi vedremo come dire il nostro mestiere, cioè l'attività che facciamo nella vita. Cominciamo! Il primo gruppo sono mestieri che finiscono con ista e sono usati nella stessa forma per uomo o per donna. Farmacista, elettricista, autista, giornalista, barista, artista, stilista e musicista. Così si può dire: la ragazza è stilista. O il ragazzo è stilista. Nel secondo gruppo troviamo i mestieri che finiscono con O per il maschile e con A per il femminile. E nel secondo gruppo
encontramos los trabajos y oficios que terminan con O para la forma masculina y con A para la forma femenina. Mecánico, mecánica. Avocato, avocata. Veterinario, veterinaria. Cuoco, cuoca. Arquitecto, arquitecta. Fotógrafo, fotógrafa. Secretario, secretaria. Diciamo: mia madre è veterinaria e mio padre cuoco. Decimos: mi madre es veterinaria y mi padre cocinero. Nel terzo gruppo sono i mestieri che finiscono con E per il maschile e con A per il femminile. Alcuni esempi sono: parrucchiere, parrucchiera. Panettiere, panettiera. Ragioniere, ragioniera. Infermiere, infermiera. Cameriere e cameriera. Così diciamo, per esempio, la ragazza è infermiera e il ragazzo è cameriere. Así decimos, la chica es enfermera y él es mesero. Dentro il quarto gruppo troviamo i nomi con altre terminazioni secondo il genere. Dentro del quarto gruppo encontramos los sustantivos con otras terminaciones según el género. Come sono? Scrittore, scrittrice. Attore, attrice. Professore e professoressa. Dottore, dottoressa. Studente, studentessa. Alla fine ci sono altre parole che non appartengono a nessuno di questi gruppi perché hanno la stessa forma al maschile e al femminile. Finalmente, hay otras palabras que no pertenecen a ninguno de estos grupos porque tienen la misma forma al masculino y al femenino. Por ejemplo, ingegnere, cantante, pilota, chef, insegnante. ¿Tutto a posto fin qui? ¿Cómo van? ¿Todo bien hasta aquí? La domanda que si usa per conoscere il mestiere di una persona è: cosa fa nella vita? A che si dedica? Questa la utilizziamo per un rapporto formale di lei oppure per domandare a lui o lei. O utilizziamo anche: cosa fai nella vita? A che te dedicas? Questo è per un rapporto informale, con gli amici, con la famiglia. Ricordate, mi chiamo Zulay Díaz del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la UJAT e vi vedrò in una prossima lezione per continuare l'apprendimento di questa bella lingua.
El programa aún no termina. Volvemos con más conocimiento para seguir aprendiendo de esta bellísima lengua. No te vayas, regresamos con más de tu programa Atravesando Fronteras. Gracias por seguir con nosotros. Para aquellos que nos acaban de sintonizar, el tema de hoy es ¿cómo decir nuestra profesión en italiano? En nuestro programa si parla di come dire il nostro mestiere en italiano. Ahora ya, ¿recuerdas cómo responder a las siguientes preguntas en italiano? Veamos los siguientes ejemplos. ¿A qué se dedica usted? Perfecto. De manera formal decimos cosa fa nella vita y de manera informal molto bene, cosa fa nella vita. ¿Recuerdas cómo responder a ello? La respuesta es sono professoressa oppure faccio la professoressa. Como puedes ver, podemos responder de dos maneras, utilizando los verbos io sono o io faccio. ¿E tú? ¿Cosa fa nella vita? ¿Y tú? ¿A qué te dedicas? Y para reforzar el conocimiento aprendido el día de hoy, vayamos con nuestros compañeros del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras que nos traen la siguiente cápsula. Pronto, mi dica. Buongiorno, mi chiamo Heidi Flores e sono già iscritta al centro per l'impiego e vorrei fissare un colloquio di lavoro in questo istituto. Scusi, ma lei ha già fatto il primo colloquio di iscrizione? Sì, mi hanno detto che posso fare i colloqui specialistici, così li hanno chiamati, però quella volta non potevo fissare una data, perciò faccio questa telefonata per prendere un appunto. Ho capito. Dunque, le consule di orientamento sono attive nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 2 e il martedì e il giovedì dalle 2 alle 17. Grazie. Preferirei il pomeriggio. Vorrebbe venire giovedì prossimo, il 23 alle 3? D'accordo, grazie. Grazie a lei, buona giornata. Arrivederci. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Sono qui perché ho un appuntamento, ho un colloquio di lavoro. Ma scusi, come si chiama? Mi chiamo Heidi Flores. Aspetta un attimino. È vero, Heidi, è stata prenotata per oggi. Il capo aspetta lei. Avanti. Grazie. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Mi presento, sono Ezequiel. Piacere, sono Heidi Flores. Si sieda, per favore. Grazie. Sarò il responsabile di questo colloquio. Va bene. Quindi, da dove viene? Sono messicana, di Tabasco. Qual è la sua data di nascita? La mia data di nascita è 13 gennaio 1997. D'accordo. Quanti anni ha? Ho 22 anni. Mi scusi, hai dei figli? No. Non ce li ho, sono nubile. Quali sono le lingue che parla? Sono laureata in lingue, ho imparato tante cose della cultura, per esempio d'Italia, ho imparato come fu fondata, chi è stato il primo dittatore di Roma, perché infatti
studiato italiano, è cinese, è inglese. Ha lavorato in un'altra azienda? Sì, ho lavorato nell'istituto dove ho studiato, è Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, come insegnante di inglese e cinese. Ha qualche certificazione? Sì, in italiano ho il PLIDA, in cinese ho il HSK e in inglese ho il TOEFL. Ha qualche domanda da farmi? Sì, offrite l'assistenza sanitaria? Sì, è vero, ogni lavoratore ce l'ha. Ah, devo indossare uniforme? No, non è necessario. Ah, va bene. Quanto è lo stipendio? Bene, lo stipendio è 180 euro settimanali. Va bene. Quali erano le mie domande? Le faremo sapere se è stata scelta per il posto, ma è tutto. Grazie. Grazie. Arrivederla. Arrivederla. Hemos llegado al final de esta emisión. Te esperamos en la siguiente para seguir aprendiendo más de los idiomas del mundo. Pero antes de que nos vayamos, ¿qué te parece si vemos las recomendaciones del día de hoy? Las recomendaciones del día de hoy son repasar las profesiones en italiano, aprenderse las reglas para las terminaciones de las profesiones, y si tienes la oportunidad de decir a qué te dedicas en italiano, no dudes en hacerlo. No olvides que el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco tiene las puertas abiertas para ti, así que acércate. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Jessica Gutiérrez Orueta y fue un placer haber estado con ustedes. Nos vemos en la próxima emisión. ¡Arrivederci! Thank you.